35 anni di attività dell'associazione Gruppo Sbandieratori Città di Feltre e per festeggiare il traguardo un libro, scritto interamente dagli associati e presentato con una conferenza stampa giovedì 6 luglio nella sala concerti dell'Unisono Jazz Club di Feltre. A coordinare la serata il presidente del gruppo Eugenio Tamburrino. Oggi è stata una giornata molto emozionante, sia per me ma credo anche per i tanti componenti ed ex componenti del gruppo Sbandieratori Città di Feltre che sono intervenuti oggi. Una giornata in cui presentiamo qualcosa che ancora non c'è, presentiamo un percorso che porterà appunto alla pubblicazione di questo libro sulla nostra storia, sui nostri primi 35 anni di storia ad ottobre, un percorso che appunto speriamo sia il più condiviso possibile, che speriamo cioè che questa iniziativa abbia l'eco più grande possibile presso gli ex componenti del gruppo e che quindi porti a un loro fattivo contributo alla stesura di quest'opera. Un fattivo contributo che speriamo possa concretizzarsi in testi, perché questa è sì un'opera di storia, ma un'opera di storia narrata in prima persona. Narra cioè le emozioni e il vissuto che tutti i componenti del gruppo Sbandieratori di Città di Feltre hanno provato mentre vestivano o durante il periodo che hanno passato con i nostri colori addosso. Per di più, come si diceva, c'è questa doppia finalità, il ricavato verrà destinato per metà allo sviluppo del nostro settore giovanile che è stato fondato l'anno scorso e che si indirizza a ragazzi tra i 6 e i 14 anni e l'altra metà verrà devoluta in beneficenza alla sezione di Belluno dell'Associazione Italiana Persone Down per sviluppare progetti nello stesso ambito di età del nostro settore giovanile. Quindi uno sguardo a chi fa parte del nostro settore giovanile ma anche a chi per il momento almeno non ne può far parte. Devo ringraziare assolutamente i miei concittadini perché eventi di questo genere ci vengono invidiati ovunque e la cosa bellissima è che dietro agli eventi c'è il rapporto delle persone che ci lavorano per un anno, quindi poi quello che arriva a maturazione nel giorno o nei giorni dell'evento è soltanto, come dire, il fiore, ma tutto il tempo dell'anno è tempo in cui i feltrini lavorano assieme, stringono relazioni per costruire queste cose che sono fantastiche. Questa è una peculiarità che la nostra città ha da molti anni ormai e che sta diventando uno dei modi attraverso i quali la città è riconosciuta anche all'estero. Iniziativa non di poco conto è la scelta da parte del gruppo Sbandieratori Città di Feltre di devolvere la metà del ricavato della vendita alla sezione provinciale dell'Associazione Italiana Persone Down. Sono appunto 30 anni che noi siamo sul territorio provinciale, ma naturalmente abbiamo poi un'organizzazione nazionale molto grossa e grande e andiamo un po' di pari passi con i progetti e a livello territoriale veniamo coinvolti, questo è l'ultimo esempio, ma si va dagli alpini alle società sportive, alla gente anche comune che ci sostiene sia nello spirito e darci l'energia di andare avanti, ma anche economicamente, anche delle aziende qui del Feltrino ci stanno aiutando anno dopo anno, magari non con grossi contributi, ma sono quei contributi che poi, su cui noi facciamo affidamento e ci possono aiutare a fare tutti quei percorsi a favore delle persone con sindrome di Down che sono, abbiamo visto, indispensabili perché abbiano l'onore di avere una cittadinanza attiva anche loro come tutti noi. Il libro, fa sapere il gruppo Sbandieratori, sarà distribuito a partire da ottobre. Il successo darà una mano a chi è meno fortunato, ma anche alla sezione giovanile del gruppo stesso.